Sì, un secondino. Poi statistiche così abbiamo una visione più completa. Dai. Coach, buonasera. Innanzitutto benvenuto a Rieti. Ovviamente le chiedo quella che è la sua analisi dopo questa partita, poi lasceremo ovviamente spazio ai colleghi per le domande. Volta nel momento che contava da sotto 10, scusate, da sotto 7, quindi da avanti 3 comunque, perché lo scarto contava, abbiamo perso di 12. Questa è una bella lezione per la mia squadra. Io sono il principale responsabile, quindi devo chiedere scusa a tutti quelli che tengono alla stella, perché oggi siamo stati veramente, veramente brutti. Questa è la peggior partita dell'anno che abbiamo fatto. E spero che sia una lezione severa ma giusta, che ci serva per le 8 partite che dovremo affrontare, dove ci giocheremo la salvezza, tutti lo sanno, e certamente non lo possiamo fare in questo modo. Dobbiamo sacrificarci l'un l'altro, dobbiamo mettere da parte l'ego. E dobbiamo veramente fare quello che serve alla squadra. Fare quello che serve alla squadra, e cioè giocare duri. Oggi siamo stati di una passività, di una mollezza, di una grinta imbarazzante. E i giocatori che sono ormai esperti di questo campionato, perché abbiamo 5 giocatori sopra i 30 anni, la devono trovare, la devono conoscere. Che tipologia di partita deve essere, e la devono conoscere. Ragazzi giovani, posso capire, ma chi ha giocato questo, chi è nei campi, sui campi da decenni, no, da decenni, deve sapere come si gioca questa partita. O meglio, preso questo schiaffo, deve essere pronto a giocare le prossime partite, perché così non va bene. Quindi io mi assumo la responsabilità assolutamente. Torneremo a lavorare e vediamo di rialzare la testa, perché tanto l'unica cosa che conta è guardare avanti. Imparando dagli errori, imparando dalla pessima partita che abbiamo fatto. Domande? Domande? Come la giustifica sportivamente, umanamente, tecnicamente? Cioè, forse la partita più importante, perché se voi aveste vinto ci sopravanzavate tutti di 2 punti, no? Arrivate 8, e quindi una mancanza di concentrazione la trovo, come diceva lei, poco credibile. Cioè, come si può giustificare questo, anche se nella pallacanestro purtroppo succede? Però la vediamo molto alterata, come è normale che sia. Tra l'altro avete avuto al vostro cospetto una NPC che forse è stata la migliore, o una delle migliori viste in stagione, peraltro. Per salvarsi in A2, a mio parere, conta l'energia, conta l'aggressività, conta il dinamismo, conta la forza fisica, e in tutti questi aspetti Rieti ci è stata superiore oggi. Dobbiamo soltanto tornare a casa e lavorare, non c'è da giustificare, non c'è da cercare alibi, non c'è da dare colpa agli arbitri. E non c'è da accampare scuse, c'è soltanto da prendere e portare a casa. Altre domande? Grazie. Arrivederci. Questo lo lascio qua.